The FG, FG, the base game, headshot, bitch, boom. One shot, one kill. Ciao a tutti ragazzi da TFG On Demand e sto facendo questo video, sto parlando a bassa voce perché guardate sono mezzanotte, cazzo c'è l'aria si è spento, mezzanotte e un quarto ragazzi. Oggi, cioè ieri era uscito un video di Minecraft dove andavamo nel nether, dove nella scena di Stockcraft dove sono tutte le mod e purtroppo è vero al minuto 9.58 circa, 9.58 si vede che usiamo la creativa. Abbiamo ricevuto un sacco di commenti negativi. Ah, andate a fanculo, siete falsi. Allora ragazzi, la spiegazione è questa. È vero, l'abbiamo usata, innegabile. Non mi nascondo dietro un dito. Però dovete capire che noi su Minecraft stiamo portando intanto tanti video. Cioè, portiamo un video al giorno sempre di Minecraft. A volte anche due o uno di Clash of Clans, uno di Minecraft. Pertanto, se voi volete tutti questi video, perché poi succede che quando ad esempio carico un video solo non carico proprio perché magari ho avuto un impegno, nei commenti dei video del giorno prima mi scrivete perché non avete caricato video. Allora ragazzi, la spiegazione che vi do è questa. Dopo chi vuole capire capisca, chi non vuole non so cosa dirvi. Praticamente, cosa è successo in quel video? Avevo preso l'ossidiana, ok? Non in creativa, avete visto che l'ho presa dove c'era il pozzo della lava, abbiamo messo l'acqua e avevamo l'ossidiana. Avevo il piccone in diamante, ho rotto l'ossidiana, siamo stati lì mezz'ora a rompere, ok? 9 blocchi esatti per fare il portale. Poi cosa è successo? Mi sono messo a farlo io e ho sbagliato di farlo, cioè avevo fatto un portale troppo, cioè, troppo largo e poco alto, quindi non si chiudeva. Rinnegan mi ha bestemmiato dietro e ha detto: "Boh, lascia stare, siccome il video verrebbe troppo lungo, mi prendo l'ossidiana in modalità creativa, facciamo sto cazzo di portale." Allora, due sono le cose. O faccio un video che dura un'ora, ok? È proprio questione di tempo, ragazzi. Io filmo con una GoPro, ok? Se mi metto ogni giorno per fare un video 2 ore su Minecraft, ok? E riesco a fare un video solo, poi mi finisce la batteria, poi devo aspettare che si ricarichi, insomma, per fare veloce, molte volte ci ghiviamo i materiali. Ma non è che lo facciamo per imbrogliare voi, noi lo facciamo per velocizzare, ok, e rendervi anche quel video meno noioso, perché altrimenti vedreste video su video su video su video dove siamo in sta cazzo di miniera a prendere minerali e obiettivamente non ha senso, no? Con tutte quelle mod, farvi vedere che scaviamo e scaviamo. Voi vedete 10-15 minuti di video di Minecraft, noi registriamo un'ora, un'ora e mezza, ok? Io prendo il video completo, il video lo prendo completo, lo taglio e da un'ora di gameplay ci tiro fuori al massimo un quarto d'ora di video. Se voi mi togliete, diciamo, la possibilità di fare queste cose e voi mi dite: "Ma perché non me l'hai detto?" Allora, perché non ve l'ho detto? Perché avevo paura che dicendovelo avreste protestato, avreste detto: "No, non si fa così, non va bene." Allora, due sono le cose, ragazzi. Poi, per amore di Dio, scegliete voi. Io penso che fare un video, anzi, molti video, dove non facciamo altro che scavare, non porterebbe alcun risultato. Annoierebbe voi, annoierebbe. Però, d'altra parte, poi voi pensate che noi l'abbiamo utilizzata migliaia di volte. Questo non è vero, tutto quello che voi vedete, abbiamo fatto, tipo, uno si è lamentato che avevamo 50 blocchi, 50 pietre, quasi uno stack di diamante. Vi giuro, vi giuro, cazzo, vi giuro che non me lo sono givato, non me lo sono dato nella modalità creativa. In questo modo dovete capire che quando scavate trovate tanti più materiali, perché è proprio dell'industrial craft, mi pare, che diciamo genera più materiali, ok? Quindi se vi serve materiale state di meno in questo modo, ok? E
Purtroppo, ragazzi, è venuto fuori questo bordello e no, no, non era assolutamente né mia né di Rinnegan intenzione di imbrogliarvi. Voi vi state sbagliando proprio, noi non vogliamo imbrogliarvi. Non ve l'abbiamo detto, ripeto, perché sappiamo che avrebbe creato confusione, disappunto. Evidentemente ho fatto la cosa sbagliata perché nemmeno così è stato bello farvelo sapere, però vi assicuro che quando noi facciamo i video cerchiamo di essere il più limpidi possibile. Poi è chiaro che se ci sono errori come quello dove cazzo ho sbagliato di farmi il portale dell'End e sarei dovuto tornare nella miniera per riprendere quella cazzo di ossidiana, tornare lì, rifare il portale, anche le stronzate tipo dei picconi ad esempio, che cazzo ne so io. Per tagliare il video, ragazzi, per evitare di rendere il video noioso, per evitare a me anche ore e ore di editing alla fine inutili per togliere dei pezzi dove noiosissimi, magari mi crafto una spada, oddio. Cioè, capito? Io lo faccio, io Rinnegan, lo facciamo per velocizzare, ragazzi, perché so che poi voi di quei 20 minuti di video ne guardate 10, perché poi skippate pezzi che non mi interessano, dove magari qualcuno interessa vedere dove magari trovo l'ossidiana, che ne so. Qualcuno gliene frega niente, vuole vedere arrivare subito al Nether e va avanti col video. Quindi, ragazzi, io cerco di essere tra le due vie, no? Vi spiego un'altra cosa. Ad esempio abbiamo fatto la casa sull'albero, lì ad esempio non abbiamo usato la creativa, ma l'abbiamo fatto in privato noi. Cioè non è che mi sono messo a fare un video dove spacco milioni di cubetti di foglie, di quercia, perché cazzo è noiosissimo. Il video l'ho fatto quando avevo già preparato lo spiazzo e abbiamo in qualche modo arredato la nostra casa sull'albero. È meno noioso, no? È molto meno noioso. Se avessi dovuto fare un video dove sto lì a spaccare cubetti di quercia o di foglia, io scommetto che molti di voi avrebbero chiuso il video ancora prima di iniziare a vederlo. E non dite che non è vero perché è così. Pertanto, ragazzi, se abbiamo fatto questa cosa, no, non prendetevela, ragazzi, veramente. Portare così tanti video è stata la nostra scelta, ok? Ma sono sicuro che a voi fa piacere, no? Avere più video. E c'è un compromesso, cioè o porto tanti video noiosissimi dove scavo e prendo materiale alla cazzo, o decido di, boh, cazzo, quella roba lì è lunga da prendere, lunga da trovare, me la do e via. Ma quello che voglio farvi capire è che la usiamo solo nei momenti proprio lunghi o nei momenti dove e sbagliamo qualcosa, tipo lì che ho sbagliato di costruire il portale. Rinnegan ha detto: boh, ascolta, lascia stare, l'ossidiana la prendo io, perché tanto l'ossidiana era nella cava, ok? Ma tornare nella cava, cioè farvi vedere che ho sbagliato di fare il portale, tornare nella cava, cioè sarebbero venuti fuori 10 minuti di video in più dove non succede assolutamente niente, dove noi prendiamo un blocco di ossidiana. Ora, non venitemi a dire che abbiamo rovinato una serie per aver preso un po' di ossidiana. E chi viene a dire che ci siamo gaddati anche tutto quel diamante non è vero, perché quel diamante è lì, perché non lo usiamo mai, uno, non lo usiamo mai perché abbiamo le mod, quindi fra che abbiamo le spade quelle strane delle mod, fra che abbiamo le corazze che non sono fatte di diamante, ad esempio. Il diamante l'abbiamo sempre preso, sempre preso, sempre preso e mai usato. Ci sono 50 blocchi di diamante, sì, blocchi, pietrine di diamante che non usiamo mai, ad esempio. Non è che ce lo siamo dato. Tutti i materiali che avete visto per fare l'armatura di lava, gli stivali, ci sono i video, che siamo andati lì, abbiamo preso la roba. Cioè, usiamo, ripeto, la creative per darci i materiali quando proprio renderebbe il video troppo lungo, troppo noioso, ma soprattutto anche per noi, perché altrimenti, ripeto, voi pensate, Gabbo poco fa aveva caricato un video, vi fa vedere quanto cazzo di editing c'è dietro per uno youtuber, quindi capite che
quando io sto facendo un video e filmarmi per un'ora e mezza, due, che gioca a Minecraft, e alla fine tirare fuori 10-15 minuti di gameplay per voi, per rendervelo meno noioso, per rendervelo più spiccio, per avere solo le parti più belle, capite che se aggiungo la parte dove vado a prendere ogni volta sti cazzo di materiali perché ho sbagliato di craftarmi una spada, cazzo, o di fare un portale dell'end, capite che il video dura 30 minuti, non 20, ed è super noioso, e io non voglio portare video noiosi, preferisco portarvi video di 10-15 minuti, ma 10-15 minuti che guardate volentieri, che guardate con passione, con, cioè, cazzo, che vi prende il video vi deve prendere, il video vi deve attirare, il video non deve essere noioso, vedere uno che scava tuc tuc tuc, oh ferro, tuc tuc tuc, oh guarda rame. A volte vi dico, e prima di iniziare il video, noi iniziamo a registrare verso le 2 del pomeriggio, a volte io da solo, verso 1:30, vado su Minecraft, vado nella miniera, scavo, ta 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 ta, così prendo un po' di materiali, e se dobbiamo, tipo, vado a vedermi cosa serve per craftarmi, che ne so, gli stivali magici, vado nella miniera, prendo un po' di materiali, quelli magari più difficili da trovare, poi durante il video vado a prendere i materiali che mi mancano e vi faccio vedere come si crafta roba, perché se dovessi farvi vedere ogni volta, ripeto, dove cazzo vado a prendere sti cazzo di materiali, è noioso, dai ragazzi, è noioso. È noioso per me e per voi, soprattutto per voi, ne sono sicuro. Quindi, se qualcuno si è offeso, io gli chiedo scusa, perché effettivamente forse avrei dovuto dirvelo prima, è vero, avrei dovuto dirvelo prima. Non l'ho detto perché, appunto, come ho detto prima, avevo paura di insulti, cose varie. Boh, vabbè ragazzi, mi dispiace ragazzi, perché veramente mi dispiace parecchio, non volevo, vi giuro, però d'altra parte non penso che la serie sia rovinata per questa cazzatina, che è una cazzatina ragazzi. Spero che voi capiate anche il mio punto di vista, perché io capisco il vostro, che vi sentite magari un po' presi in giro, ma non dovete essere presi in giro ragazzi, perché non, quando noi facciamo video e cerchiamo sempre di essere il più divertenti possibili, il meno noiosi possibili, e purtroppo un aiutino ci serve, altrimenti dovrei stare qui a giocare a Minecraft 4 ore al giorno e non c'ho neanche il tempo ragazzi, cioè, ripeto, fare il video, editarlo, renderizzarlo, caricarlo su YouTube, fare l'anteprima, mettere il titolo, cioè mettere i tag, fare la playlist, fare il video di Clash of Clans, pensare a cosa devi fare il giorno dopo, cioè non pensate che dietro ci siano poche cose da fare. Quindi è un compromesso usare la creative per darsi 2 blocchi di ossidiana, capite? Cioè, ripeto, vi chiedo scusa e la serie continuerà e spero che di avere il vostro pieno supporto. E no, chi si è arrabbiato davvero e non vuole più seguirmi, io lo capisco benissimo, e no, non posso mica dirgli che ha torto, ha ragione. Io non voglio seguire uno che si give alla roba quando gli serve o perché è in difficoltà. Io voglio vedere che va a prendere l'ossidiana. Così non lo faremo mai ragazzi, e non c'è tempo, non c'è proprio tempo per fare una cosa del genere, e non voglio neanche rendervi il video noioso. Quindi chi si è arrabbiato a tal punto di iscriversi dal canale e non seguire più la serie di o non seguire più la serie di Minecraft, ripeto, lo capisco benissimo, ma non posso fare diversamente, è impossibile per me, è impossibile ragazzi. Vabbè, detto questo, io mi sa che adesso vado anche a dormire. Pensate che sto facendo questo video giusto per farvi capire quanto io ci tengo a voi. A 12:30 sono stanco, giusto per fatto una giornata intera al mare, sì, in piscina con i miei amici, e mentre ero in piscina leggevo i commenti e parlavo con loro e dicevo, cazzo, ho fatto una cazzata,
stavo discutendo con loro su cosa avrei dovuto fare, se fare o no questo video. E alla fine ho deciso di farlo, perché io mi sento di dirvi, ragazzi, quello che penso. E io mi sento anche di dirvi e di chiedervi scusa se io ho sbagliato. Qui sì, ho sbagliato e vi chiedo scusa. Ma sappiate che c'è un compromesso, nel senso, poi scegliete voi, se voi mi dite nei commenti, non mi interessa se tu fai un video lungo mezz'ora dove scavi, voglio che scavi, va bene, non sono molto d'accordo, ma va bene. Io preferisco farvi vedere le cose belle, le cose belle delle mode, le cose, i momenti migliori. Comunque, vabbè, ragazzi, più di così non so che dirvi. Sono stato più che sincero con voi adesso. Non potete dirvi che sono stato falso, cose varie. Se non l'ho fatto prima, ripeto e ribadisco, è perché temevo che molti di voi si sarebbero arrabbiati. La cosa è successa lo stesso. Vi siete arrabbiati. Vi ho chiesto scusa. Decidete voi. È tutto nelle vostre mani, ragazzi. Io più di fare questo video, chiedervi scusa. Non so che fare. Io vi passo la palla, decidete voi, ragazzi, perché non, tanto il mio obiettivo non è quello di essere un campione del gioco. Il mio obiettivo è quello di farvi divertire. Io vi voglio far divertire nel video. Io non voglio insegnarvi a giocare a Minecraft. Io voglio che voi vi divertiate mentre noi giochiamo a Minecraft. Vabbè, ragazzi, vado a dormire e ditemi cosa ne pensate in un commento. Ciao, ragazzi, buonanotte.